Ci siamo ragazzi, sono arrivato adesso al CONI, gireranno poi nel corso del video tutte le immagini relative all'arrivo di Dybala. Come sapete stamattina è arrivato prestissimo a Linate e mi auguro fortemente che lo facciano passare dall'ingresso, altrimenti incrociamo le dita, vediamo. Quindi nel frattempo vi faccio vedere un po' di immagini e che dire, ci vediamo dopo. Tra l'altro è breve anche Bremer. È breve, credo, quindi perché oggi è stato anche il giorno dedicato a lui. Gli è andato forse bene perché si trova un sacco di gente anche per lui. Altro giocatore che va a rinforzare la rosa e che può essere in prospettiva un bel elemento. Quindi ci vediamo dopo ragazzi. Mi raccomando, lasciate sempre mi piace, iscrivetevi al canale e ditemi qua sotto cosa ne pensate di Dybala e Bremer. Ciao. Beh, come preventivato ragazzi, c'era troppa gente, cioè un disastro, quindi non sarebbe mai entrato dall'ingresso. Mi auguro che lo facciano affacciare perché è clamoroso, boh. La situazione è surreale. Avete visto anche l'uscita ragazzi? Naturalmente nella calca generale non si è minimamente visto, però ormai ero qua e mi sembrava corretto concludere anche con le ultime riprese. Quindi spero che vi sia piaciuto il vlog, vi ho documentato quella che è stata la giornata di visite mediche, almeno la seconda parte, quella del CONI, e voglio che lasciate tantissimi mi piace, che commentiate facendomi sapere la vostra. Cosa ne pensate dell'acquisto? Se è stato naturalmente un affare oppure... Beh ragazzi, immagino abbiate capito che non ci sia stata nessuna visita medica. Ho voluto fare un po' questo video un po' divertente, anche per autoironia. Prendiamo non troppo sul serio quello che è successo in questa settimana, che è stato a mio modo di vedere clamoroso. Infatti voglio sapere assolutamente la vostra. Ma in una settimana ci hanno fregato Dybala, che è andato alla Roma, e fregato Bremer, che è andato, ahimè, alla Juventus. Qual è lo scopo di questo video? Naturalmente dirvi la mia e sapere la vostra. Che dirvi ragazzi? Allora, Dybala è sfumato, ci faremo una ragione? Assolutamente sì. Qual è stato il motivo per il quale Dybala è sfumato? Punto primo, l'arrivo di Lukaku. Naturalmente, come sapete, già la trattativa di Dybala era ben avanzata da diversi mesi, ancor prima che si parlasse di Lukaku, e questa occasione di voler e poter riportare Lukaku a Milano a queste cifre ha indubbiamente congelato la trattativa di Dybala. Potevano arrivare entrambi? A mio modo di vedere sì, ma quale sarebbe stato poi il punto chiave per far sì che questo sarebbe potuto avvenire? Naturalmente la partenza di qualcuno, ma quel cretino di Sanchez, no, poverino, non vuole andar via. Uno tra Dzeko e Correa avrebbe dovuto abbandonare la nave. Ragazzi, qua non arriva offerte per nessuno, di conseguenza liberare i posti sarebbe stato impossibile. Siamo quasi ad agosto, Dybala troppo tempo
non ha voluto aspettare e a mio modo di vedere anche giustamente, e di conseguenza è andato a Roma e forse ha fatto anche bene perché abbiamo atteso forse un po' troppo, ma non è stata neanche colpa nostra in un certo senso. L'altro punto cruciale è quello di Bremer. Adesso io voglio chiedervi, cosa vi dispiace di più? Il fatto che non sia arrivato Dybala o il fatto che non sia arrivato Bremer? Io vi rispondo in maniera totalmente onesta e vi dico Dybala. Sembrerà strano perché in tanti forse risponderebbero Bremer, ma ragazzi, se su un piatto della bilancia metto Skriniar e dall'altro metto Bremer, nel momento in cui arriva Bremer la cessione di Skriniar è ufficiale, al 100% lascia l'Inter e di conseguenza vai in un certo senso ad indebolirti, anche se Bremer a mio modo di vedere è veramente fortissimo. Quindi io rosico molto di più per il fatto che Bremer sia andato alla Juventus piuttosto che non sia venuto all'Inter, e non è la stessa cosa perché il fatto di non essere venuto all'Inter comporta il fatto che Skriniar rimanga, e di questo, se dovesse succedere il contrario, credo che oltre che incazzarmi io succederebbe un'insurrezione clamorosa di tutti gli interisti in piazza con i fumogeni, perché ragazzi non può a questo punto che Bremer non è arrivato partire uno come Skriniar, che a mio modo di vedere è più forte di Bremer e sicuramente, ragazzi, cioè, ha qualcosa in più, dai, è inutile negarcelo. Quindi, io sono uno che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno della cosa e quindi vi dico, ok, non è arrivato Dybala, perlomeno non è andato in una squadra concorrente. Esempio, il Milan, del quale si era anche parlato. Non è arrivato Bremer all'Inter, va bene, guardami il bicchiere mezzo pieno, almeno rimane Skriniar, mi auguro, e faccio corna. Quindi ragazzi, va bene, ci siamo fatti prendere un po' per i fondelli dai milanisti, dagli juventini, eccetera, in questa settimana, va bene, è andata così. Ora però cerchiamo di far sì che la squadra rimanga questa, che le cessioni per il momento se ne riparleranno prossimo, perché vi ricordo che Skriniar, o comunque colui che verrà sacrificato per far sto benedetto attivo di bilancio, non è necessario che venga effettuato quest'anno. Se ne riparleranno prossimo, ma va bene, fa niente. Intanto godiamoci quest'anno con tutti i nostri giocatori e soprattutto con tutti i nuovi che sono arrivati: Lukaku, Aslani, Mkhitaryan e a questo punto, sto dimenticando qualcuno, sì, Bellanova, ma soprattutto mantenendo il blocco importante dell'anno scorso e quindi non vendendo nessuno tra Bastoni, Barella, Lautaro e Skriniar, che erano i papabili. Quindi fatemi sapere la vostra, fatevi due risate col video, io me le sono fatte anche montandolo perché ho detto sono proprio malato. E niente, un bacio, vi voglio bene sempre, forza Inter, e ci vediamo nei prossimi giorni con i nuovi video. Ciao ragazzi.